Si è insediato il nuovo questore di Torino, Giuseppe De Matteis, determinato e sensibile alle esigenze dei cittadini. Il super poliziotto che ha preso il posto di Francesco Messina era emozionato di incontrare i giornalisti nella sala riunione Aldo Faraoni, una sala dedicata a un grande uomo. Prima di approdare alla questura di Torino, De Matteis ha diretto l'ispettorato di polizia della Camera dei Deputati. È nato a Gallipoli, in provincia di Lecce, il 19 agosto del 1959 ed è laureato in giurisprudenza all'Università degli Studi Aldo Moro di Bari nel 1983. Il neoquestore di Torino è stato funzionario della squadra mobile sezione omicidi, dirigente della squadra volante e della sala operativa per la questura di Reggio Calabria, dove dal 1989 ha diretto INAPS, ovvero il nucleo anticrimine per la prevenzione dei sequestri di persona. Nel 2000 è stato promosso a primo dirigente ed è stato trasferito a Roma al Dipartimento della Polizia di Stato presso la Direzione Centrale delle Specialità e dei Corpi Speciali. Specializzato in antiriciclaggio, in sostanze stupefacenti e psicotrope e nel contrasto al traffico internazionale di stupefacenti. Dal 2010 è stato dirigente superiore e ha guidato per oltre 3 anni la questura di Frosinone prima di essere assegnato a Latina. Il suo ultimo incarico ricoperto è stato all'Ispettorato della Camera dei Deputati e alla Sicurezza della terza carica dello Stato. Quello che sta accadendo in questi giorni a Torino con le manifestazioni di piazza è quello che avveniva, ricorda il neoquestore, alla fine degli anni 70. Come la sensazione che in realtà alcune dinamiche che si sono sviluppate a Torino magari abbiano destinazioni un po' diverse da Torino. Ecco. Quindi credo che a volte certe realtà vengono usate come laboratori, come prove di forza per vedere cosa succede. Tutto collegato, nel senso che non bisogna vedere le cose che succedono a Torino soltanto come cose di Torino. Bisogna capire anche, ad esempio, nell'ultima manifestazione c'erano soggetti che con Torino avevano poco a che fare. La Croazia. Quindi vuol dire che magari qualcuno sta cercando di usare Torino come laboratorio per strategie che vanno oltre i confini del capoluogo o della provincia. Non dobbiamo commettere l'errore di lavorare sull'emergenza, dobbiamo pianificare e cogliere i risultati non a breve termine ma a medio termine, quindi non ci sono priorità, lavoriamo su tutti i fronti. Non è normale, infatti, sottolinea, che in una realtà metropolitana come Torino si mandino proiettili al prefetto e ordigni esplosivi alla sindaca. No, Torino è una realtà metropolitana, una realtà che sicuramente aspira ad avere condizioni di vivibilità anche per quanto riguarda la sicurezza medio-alte, ed è una città, insomma, si vede che Torino è stata una capitale, si vede non solo dalle strutture architettoniche, dalle piazze, si vede dal modo che ha la gente di pretendere il rispetto dei propri diritti.